Ciao a tutti ragazzi, oggi volevo parlarvi dello Zion Crane che vedete qui di fianco a me e della 6003 che vedete qui. Allora, qui ho delle lenti che io utilizzo maggiormente con lo Zion, sono il 10-18, il 16-50, il 24-1.8 e il 30 Sigma F1.4 Contemporary. Allora, adesso vi farò vedere come stabilizzo la camera e come la utilizzo. Andiamo a vedere innanzitutto come stabilizzare la camera con il 24 mm, che è una delle ottiche che uso di più. Facciamo il cambio obiettivo. Ok, ovviamente togliamo il paraluce prima di stabilizzare la camera e andiamo a inserirla dentro allo Zion. Adesso ce l'avevo stabilizzato per il 30, comunque più o meno siamo lì. Allora, prima la cosa da fare quando prendete lo Zion è mettere al minimo, al massimo, questa vite qua e fa scorrere tutta quanta la parte verso il dietro. Dopodiché, adesso non l'ho ancora stretta bene perché non ve lo spiegare. Prima di tutto andiamo a sistemare l'asse del roll. Stringiamo bene, qua tenete, se avete una 6003 tenetela tutta verso sopra, vedete? La tenete tutta verso sopra, così. Ok, in questo momento giustamente siamo back front, cioè no, back front. Vabbè. Siamo un po' troppo indietro, adesso vedete che siamo giusti, andiamo a stringere un po', e quando stringo, vabbè, viene un po' troppo avanti. Ok, potete vedere l'ottica è già stabilizzata. Tac, quanto ci ho messo? Un minuto? Neanche? Accendiamo lo Zio. Voilà, eccolo qua, visto che velocità. Adesso l'ho un attimo attaccato un cavalletto, come vedete, ad uno stativo, non sto neanche a toglierlo, era giusto per farvi vedere quanto ci si impiega a stabilizzare un'ottica con lo Zion. Allora, adesso spegniamo lo Zion. Ok, spento, perfetto. Vogliamo cambiare ottica? Mettiamo, che ne so, il 10-18, perfetto, andiamo a mettere il 10-18, camera spenta, non è neanche accesa, la paraluce, tac, e andiamo a montare il 10-18, paraluce, via. Ok, come potete vedere, 24-1.8 e 10-18 hanno praticamente lo stesso peso, la stessa forma, più o meno, vabbè, ma io non sto neanche a settarla, diciamo, perfettamente la camera. Scusate, mi sposto al monitor così mi vedo. Ok, non sto neanche a stabilizzarla più di tanto, perché vi faccio vedere, accendo lo Zion e voilà, nessun rumore, velocità praticamente, quanto ci ho messo, un secondo, tempo del cambio ottica e via. Anche qui adesso ho il primo mod dello Zion, che praticamente è il pan in follow e il tilt, che sarebbe su e giù, bloccato. Poi, andando a cliccare una volta il joystick, praticamente ho la camera ferma, vedete? La camera non segue nessun follow, sia il pan che il tilt rimangono bloccati. Perfetto, e questo è il secondo modo che andrete a scegliere cliccando una volta il joystick. Il
terzo, vabbè, ovviamente se andate su col joystick vi farà il tilt, a sinistra vi farà il pan. Ok, adesso andremo a cliccare due volte velocemente, perché se clicchiamo una volta torniamo al modo di prima, quindi il primo e il secondo modo ce li abbiamo solo con un click. Ok, facendo un click veloce due volte, due click scusate, due, avremo il pan e il tilt in follow, che è uno dei modi diciamo più non semplici, però secondo me è il modo in cui lo Zhiyun si comporta meglio. Poi dipende giustamente dalla ripresa che dovete fare. Io preferisco usare questo modo, e anche al contrario vi dirò perché. Faccio vedere come girare lo Zhiyun al contrario, appunto. Aspettate che lo svito un attimo. Ok, perché fate così, tac, e lo Zhiyun andrà al contrario. In questo modo qua secondo me lo Zhiyun risponde molto meglio ai comandi. Ok, e poi se avete un double handle potete incastrarlo qua ovviamente e tenere la camera tipo Ronin. Comunque torniamo a noi, adesso spingo, okay. Avvito un attimo per essere più comodo nella stabilizzazione, anche se sinceramente vi dirò ragazzi la verità, io non mi appoggio neanche più ormai, faccio tutto direttamente, lo metto tra le gambe e vado tranquillo. Adesso monterò un'ottica che come peso è completamente diversa dal 10-18, dal 24-8 e parliamo del 16-50. Ok, è un'ottica zoom molto economica che però all'aperto può essere utile, può tornarvi utile. Come vedete la camera è completamente, guardate, non è per niente settata, ok? Giusto? Di solito dovremmo fare il settaggio manuale prima di accendere lo Zhiyun, ma in questo caso voglio farvi vedere lo Zhiyun e i suoi motori come agiscono, anche a differenze di peso e di ottica, e anche senza fare la stabilizzazione. Accendo. Voilà! Facile, no? Possiamo zoomare. Allora, spento la camera, scusate. Accendiamo la camera. Ok. Possiamo anche zoomare. Toccare la camera. Possiamo fare quello che vogliamo e non succede praticamente niente. Quindi andiamo a spegnere, ovviamente vedete che sballa completamente tutto perché la stabilizzazione meccanica non è stata fatta, ma quando il peso è talmente poco lo Zhiyun risponde veramente bene. Adesso andiamo a mettere il Sigma 30 mm di N Contemporary F1.4. Come vedete completamente sballato, qua consiglio di fare una stabilizzazione poiché il peso è maggiore, quindi è sempre meglio andare a settare la camera. Allora, la prima cosa, abbiamo il pan che è completamente, il roll scusate, è completamente fuori asse, quindi andiamo a svitare e lo avvitiamo. Poi mettiamo la camera indietro, via, guardate, bestia, scusate, ma le vespe, ecco qua, più o meno, ci siamo, non proprio, e voilà, stagiamo bene. Accendiamo lo Zhiyun e voilà, anche il 30 mm è stabilizzato ragazzi. Quindi come potete vedere anche qui abbiamo il nostro bello Zhiyun, io non sento nessun rumore,
di qualsiasi sorta, funziona benissimo, la camera è stabilizzata, va alla grande, possiamo toccarla, fare, non succede niente. Niente ragazzi, questo a mio parere è il miglior settaggio che potete utilizzare con lo Zhiyun Crane. Io ho lasciato il settaggio di fabbrica, cosa vuol dire? Ho giusto cambiato il follow, l'intensità, la velocità, il dead point, dovrebbe chiamarsi, non ricordo più, vabbè, ok? E basta, l'intensità dei motori agisce automaticamente, non ho toccato nessun altro parametro e come vedete funziona benissimo, si stabilizza la camera tranquillamente e cambiare ottica è veramente un attimo. Adesso vedete spento, l'ottica è stabilizzata benissimo, che è anche un'ottica pesantina a confronto a i Sony. E comunque se volete un consiglio ragazzi, prendete ottiche Sony, non perché voglio fare pubblicità a Sony, ci mancherebbe, a me non mi entra in tasca niente, ma l'autofocus in video è molto veloce, performante, non perde un colpo, la 6003 è mostruosa col suo 4 di focus, forse è la macchina con l'autofocus migliore che c'è in giro sul mercato. Molti dicono che il C100 del 2 pixel della Canon è meglio, ma sinceramente i livelli, meno male, siamo lì, le tecnologie vanno avanti e Sony ha saputo rispondere molto bene a Canon in questo caso. La 6003 è un'ottima camera in 4K, giustamente, e in HD a 50p comunque si difende bene se la paragoniamo a camere come la 6D, la 5D, anche se comunque la differenza tra il 4K e l'HD è veramente tanta, perché veramente il 4K della 6003 è qualcosa di fantastico a mio parere. E niente, che dirvi ragazzi, se comprate uno Zhiyun Crane il mio consiglio appunto è di avere una camera comunque leggera. È vero che con l'aggiornamento arriva a 1,8 kg, però comunque vedete che è un oggetto molto leggero e non è mai buono caricare un oggetto del genere di troppo peso, diciamo, perché comunque avrete più saltelli e comunque non sarà come stabilizzare un'ottica leggera, appunto, cioè con un'ottica tipo 24-1.8 che pesa 220 grammi e 400 sono di camera, avete 600 grammi da stabilizzare, avete un'ottica che equivale a un 35 mm in full frame e col 10-18 avete un wide che equivale a un 16, a un 15-28 più o meno, quindi bene o male avete la maggior parte delle focali che vi servono. Anche il 18-105 sentito dire che non è male, però comunque è sempre un F4 e un conto un F4 wide, che comunque non è che sia bisogno di tutta questa apertura così estrema, parlo di F-stop, anche se a volte un F2.8 non sarebbe male in situazioni di scarse luci. Comunque in 6K, in 4K scusate, la 6003 si comporta veramente bene anche con gli ISO e potete anche tirarla sui 4-5.000 tranquillamente secondo me. Il 1650 è un'ottica che usata mi è costata sui 100 euro e comunque fa il suo sporco lavoro, è leggerissimo, metterlo in tasca non vi costa niente, in borsa e di giorno può comunque tornare utile perché avete una focale che va dal 24 mm full frame al 70. Di sera sinceramente non la userei tanto poiché secondo me un po' va sgranandosi l'immagine, ma un po' si degrada, però sta a voi ragazzi. Se invece la sera volete girare con un'ottica luminosa, il mio consiglio è prendervi un 24-1.8, non ce n'è ragazzi, quest'ottica è veramente mostruosa, tra l'altro è un'ottica Zeiss come potete vedere, e è vero c'è anche il 28-2.8 che magari costa qualcosa meno, ma comunque il consiglio che vi do è concentrarvi su lenti Sony. Il 30 Sigma, dov'è, scusate, ah no, ce l'ho sopra. Il 30 Sigma è un'ottica che ho voluto comprare così giusto per testarla, è un F1.4 e F1.4 con attacco Sony nativo con autofocus praticamente non esistono,
e devo dire che non è per niente malvagia come ottica, è molto nitida, anche se l'autofocus non è così performante come con i Sony, ma sinceramente per seguire un soggetto, magari non lo so, state facendo un videoclip, una camminata, voleste seguire un soggetto davanti a voi che cammina, prenderlo da dietro, comunque devo dire che il fuoco e l'inseguimento non funziona male. Diciamo che non mi piace la transizione quando passiamo da un soggetto a un altro, si nota veramente un po' troppo veloce la transizione, ho provato a rallentarla, diventa troppo lenta. Diciamo che il Sony in questo caso vince veramente a pieni voti. Niente ragazzi, questo è un mio breve tutorial sullo Zhiyun. Cosa posso dirvi ancora? Le batterie durano veramente tantissimo, si parla di più o meno, secondo me, 10 ore di shooting tranquillamente. Io ho provato a usarlo tipo per 4 matrimoni consecutivi, usando comunque la gimbal parecchio, e al quarto mi si è scaricata tipo, ma veramente è stato un uso intensivo. Poi secondo me dipende anche un po' dal peso, giustamente, e poiché più ci sarà peso, più il motore farà fatica, più consumerà, suppongo. Comunque potete stare tranquillissimi veramente con 4 batterie che vi danno in dotazione su Amazon, ne danno 8 se non sbaglio. Io l'ho preso da eBay China e devo dire che il mio funziona alla grande, ormai ce l'ho già da 8 mesi e veramente sono contentissimo di questo aggeggio. Come vedete non ci sono fili scoperti, proprio una costruzione impeccabile, anche se è un oggetto cinese, veramente tanto di cappello alla tecnologia che hanno messo dentro questo aggeggio. E poi sul cellulare avrete un'app completamente disegnata appositamente per lo Zhiyun, proprio un'app tipo quella che trovate nel Ronin, appunto. Non è un simple BGC, non è, è un Alex Moss che dovete attaccarvi al computer, gestire i motori, e non è semplice per chi non è non ha mai, diciamo, sbanettato con questi sistemi. Mentre l'app dello Zhiyun non fate altro che accendere il wifi del telefono, Bluetooth, lo collegate in un attimo, veramente vi fate tutti i settaggi che volete e vi mostra la carica della batteria, potete aggiornare, ma l'aggiornamento si fa tramite USB, che potete vedere qui, c'è la mia USB. Io sinceramente non l'ho ancora neanche aggiornato, tanto non uso camere pesanti, quindi anche se tiene 1,2 kg sinceramente non mi pongo neanche il problema, mi funziona bene, va bene, lo lascio così che è meglio. Niente ragazzi, questo è tutto e ci vediamo al prossimo tutorial. Saluto da Alex, ciao ciao!